Alberto Galassi, una giornata storica per due grandi marchi, Riva e Abarth, che si uniscono per quale motivo? Per rispondere a un'esigenza dei clienti Riva, dei clienti 500, che volevano una 500 Riva sempre più performante. Abbiamo lanciato il prodotto, il nuovo 56 Rivale, una barca che non ha rivali, sembra un gioco di parole, ma non ne ha, nella sua categoria, e abbiamo fatto una serie speciale insieme a loro di una macchina più aggressiva ma elegantissima, con tanta artigianalità, che è la 695 Rivale. Parlando appunto della barca, quali sono le grandi novità, le cose che la rendono così particolare e unica? Innanzitutto la difficoltà di superare il successo della precedente, e quindi la barca più grande, vetrate enormi, stabilizzazione all'ancora, assenza di vibrazioni, di rumorosità in navigazione e 5.000 altri dettagli, una poppa che scende per permetterti di andare a fare il bagno con le scale che vanno fino all'acqua, e cose che gli altri non hanno, gliela dico in maniera brutale senza entrare in termini nautici, ma sono tutte features che altri non hanno e avremo modo di guardarle con calma. E poi il fatto che la barca sia semplicemente un capolavoro, bellissima. Il modo migliore per festeggiare un compleanno storico per il vostro marchio. 175 anni di Riva è una grossa responsabilità, è uno dei tanti eventi che stiamo facendo per ricordare l'azienda e per ricordare l'uomo che gli ha dato notorietà e tanta fama e ci ha insegnato come fare le barche, che si chiama Carlo Riva.